Science. A volte la scienza avanza grazie a scoperte sensazionali fatte per caso. I resti di un mammut vissuto decine di migliaia di anni fa, conservati in buono stato dal gelo siberiano, sono stati ritrovati a fine settembre da un ragazzino di 11 anni. Gli studiosi ci sanno già dire molto su questo animale, un esemplare giovane che probabilmente vagava nella tundra in cerca di cibo seguendo le tracce di una femmina e fu ucciso da un uomo preistorico in una giornata d'estate. Per recuperarlo abbiamo dovuto usare sia strumenti tradizionali come asce, picconi, pale, sia dispositivi come un vaporizzatore che ci ha permesso di scongelare un sottile strato di permafrost. Poi lo abbiamo ripulito e poi ne abbiamo sciolto un altro strato. Ci abbiamo messo una settimana per completare il lavoro. I resti sono particolarmente interessanti perché oltre alle ossa che vengono ritrovate spesso nella zona, comprendono anche parti di tessuti, pelle e organi interni che consentiranno di studiare meglio questi animali. Questi tipi di mammut sono raffigurati in dipinti paleolitici. Ci si chiedeva perché fossero rappresentati con la gobba e si pensava che fosse perché avevano vertebre toraciche sporgenti. Ma ora vediamo che non è così, che questo animale si era ben adattato alle condizioni climatiche del nord e accumulava grandi riserve di grasso per l'inverno. Questo animale molto probabilmente è morto in estate perché non vediamo un sottopelo, ma aveva già riserve di grasso abbastanza significative. E credo che le stesse accumulando in vista dell'inverno. L'esemplare ritrovato aveva 16 anni, era alto 2 metri e pesava 500 kg. Lo hanno chiamato Genia, come il suo giovanissimo scopritore.